a tutti e bentornati sul mio canale. Riprendo un capo che già è stato oggetto di reshape, che è stata la trasformazione di un abito in tuta, se vi ricordate. Se non l'avete visto, andatevelo a rivedere. Nella la rubrica scampoli di cucito voglio appunto dirvi come risolvere un problema che spesso hanno diversi pantaloni. Chiaramente non voglio entrare adesso nel complicato, però spesso molti pantaloni hanno il cavallo molto corto, vale a dire dà fastidio, veste male, tira sul sedere, e quindi in quel caso c'è bisogno di più lunghezza di cavallo. Allora, non è correttissimo fare quello che vado a fare, nel senso che quando ho già un capo realizzato le alternative sono poche, quindi o allungo il mio cavallo intervenendo sul punto vita, quindi come in questo caso potrei mettere una fascia di tessuto, una finta cintura per fare in modo che il cavallo scenda, o in alternativa quello che poi andrò a fare è scavare ulteriormente, ritagliarlo ulteriormente. Perché dico che non è una procedura correttissima da un punto di vista sartoriale? Perché chiaramente questo lavoro non potrò mai farlo su un pantalone di stampo classico. In questo caso, siccome ho a che fare con un pantalone largo, morbido, posso farlo, perché il concetto è che quando io allungo il cavallo sto togliendo ampiezza al mio pantalone, per cui se non è largo il risultato sarà quello che creerà dei difetti. Per cui, ripeto, si può allungare il cavallo di un pantalone quando il pantalone è di maglina, quando è largo come in questo caso, se no onestamente vi consiglio di non farlo. Come procedo? Intanto rimettiamo a rovescio il pantalone, così la tuta, così capiamo che cosa dobbiamo fare e come va fatto. E la persona che indossa la tuta mi ha detto che il pantalone sta bene ma lo sente tirare, per cui diciamo che in questo caso io allungherò il mio cavallo di almeno 6-7 cm, anche perché, ripeto, è una tuta, per cui è meglio che scenda più morbido piuttosto che continui a fare difetto. La stoffa ci aiuta tanto, questo tipo di tessuto, perché ci fa vedere realmente quello che è il nostro cavallo. Vedete, questa è la parte posteriore, questa è la parte che passa sotto il nostro cavallo ed è quello che andrò ad allungare. Per cui intanto prendo il mio gesso, misuro, segno 7 cm. Chiaramente devo allungare il mio cavallo, quindi andrò giù lungo la stessa linea che già ho presente, e quello che era la curva qua su la porto qua giù. Ritornando al discorso che dicevo prima, perché non è correttissimo far questo, perché come vedete io vado a rubare alla larghezza del pantalone, quindi cercate sempre di capire se il pantalone ce lo consente. Altrettanto devo fare dall'altra parte, quindi ho fatto la parte posteriore, giro, non so se il gesso lo vedete bene, era questo. Testa, ho allungato. La stessa cosa andrò a fare sul davanti, linea dritta per un tratto e curvo per accordarmi con la parte posteriore. Letteralmente si va a tagliare il pezzo lasciandovi sempre il margine di cucitura. Girate intorno, ma seguite sempre quello che avete segnato. Dopodiché alla macchina da cucire continuerò a fare la cucitura che già c'è, accompagnerò il mio cavallo, farò la mia rifinitura e così ho allungato il cavallo. E anche per oggi il nostro video finisce qui, abbiamo fatto l'allungamento del cavallo all'interno della rubrica scampoli di cucito. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccare la campanella se volete essere informati ogni qualvolta un video è online, seguitemi sui social, chiedetemi e ricordate sempre Reshape Your Style.